Bene, abbiamo un po' di tempo per chiedere ai nostri ospiti approfondimenti o eventuali questioni. Mi pare che sono stati toccati alcuni nodi, no? Alcuni punti chiari su cui normalmente riflettiamo, ecco, la complessità delle situazioni, la necessità di approfondire, di avere un osservatorio che non si limiti a ciò che si legge, a ciò che si conosce, ma che ci porti un po' dentro la storia delle persone, capire poi alla luce di questa storia veramente quali sono le dinamiche e le situazioni che ci possono permettere di capire come sta andando avanti il mondo. Mi pare che le tre riflessioni, diciamo, con quella di Don Merito, che ci hanno spaccato anche molto interessante sulla storia, sulla profondità di una conoscenza di un territorio, ci stimolino a renderci conto come è la testa che dobbiamo fare girare rispetto ad alcuni problemi. Dobbiamo mettere in moto un po' i cervelli perché poi il cuore si scaldi e possa capire veramente dove posizionarsi, che tipo di relazioni costruire con le persone che soffrono drammi come questi. Ecco. Mi pare che sono toccati alcuni aspetti interessanti. Affettivamente devo dire che l'aggancio che ha fatto il professor Cremin sulla Bosnia, per chi come noi la Bosnia la vive da anni, e per chi come noi da anni scopre queste dinamiche, no? queste semplificazioni che sono veramente assurde, che non tengono conto del rispetto e della dignità di chi invece ha sofferto quel tipo di dinamiche, forse ci aiutano a capire che è la strada che stiamo percorrendo, quella di entrare veramente in relazione con le persone, con le piccole comunità, con le piccole storie, che ci aiutano forse a capire il grande. Forse, però ecco, è una sollecitazione che ci aiuta e ci conferma in un certo tipo di esperienza. Anche quest'estate un gruppo di ragazzi è stato in Turchia, è stato poi in Grecia, cercando un po' di capire, soprattutto nell'incontro non con le grandi istituzioni, ma nell'incontro con le piccole comunità, quali sono i drammi e le situazioni che si vivono. Ecco, detto questo, abbiamo, ripeto, un po' di tempo per così scavare un po' ulteriormente in questa proposta, in queste provocazioni che ci sono arrivate. Quindi, se qualcuno ha già pensato cosa chiedere o ha qualcosa da dire, poca cosa da aggiungere, abbiamo anche Padre Abdo qui che viene da Londra, di sicuro abbiamo visto anche in una foto, si trova un po' coinvolto in alcune situazioni. Quindi credo che è proprio l'obiettivo della serata è questo, quello di trovarci come una comunità che discute e che ragiona su problemi che a volte sembrano tanto grandi da sembrare tanto lontani, che comunque indipendentemente da tutto, ecco, mi sembra anche qui alcune battute fatte, no? Siamo a pochi chilometri relativamente da questa situazione, quindi forse sentire troppo lontane può rischiare di lanciare un'arma. In realtà, per quanto riguarda la testimonianza che portava il professore riguardo agli americani che vedono come la divisione la possibile soluzione della Siria e di tutto il Medio Oriente, c'è una cartina elaborata dal New York Times che appunto prevede la divisione in regioni di tutto il Medio Oriente e anche della Siria. E per quanto riguarda la conferenza di Ginevra 2, la presunta tavola di pace nei confronti rispetto al conflitto siriano, c'è una delle proposte in ballo che potrebbe essere formalizzata, è proprio quella di dividere la Siria in varie regioni e darle sotto tutela dei vari gruppi. Quindi perciò in questo momento gli scontri in Siria stanno aumentando di intensità e di forza, perché probabilmente fermeranno le linee militari e diranno: ok, tu hai conquistato Aleppo, ti prendi questa regione, tu hai la capitale, ti prendi questa, tu sei alla guida, resti qua, tu sei subito là. E questo è inquietante, perché soprattutto in alcune zone si vede che dove si sta radicalizzando lo scontro, per avvantaggiarsi, per certi versi, alcune milizie particolarmente, diciamo, di rilievo dal punto di vista dell'utilizzo, diciamo, dell'Islam come arma e come arma di condizionamento, stanno
applicando già le regole della Sharia in alcune aree rurali che hanno conquistato a ridosso delle città, ancora tutte più o meno controllate dal governo. E questo la dice Luba. Il rischio è che sia questo certificato dalla conferenza di pace, cioè questa divisione e queste sfere di influenza all'interno del paese, il che potrebbe essere secondo me soltanto deleterio. Buonasera padre. È molto interessante per me veramente vedere come uno che va in Libano poi riporta la situazione in Libanese. Poi è anche interessante sentire come si pensa in Italia la Siria e il Libano. Siria e Libano siamo quasi un solo paese. Tempi fa, prima del 1920, erano quasi un solo paese. Avrei voluto sentire cosa fa l'Italia in questa situazione. Abbiamo parlato a livello politico, cosa si pensa, cosa fanno a livello sociale. Per esempio, faccio una domanda, questi bambini che ha fotografiato, che abbiamo visto, cosa fanno oggi? Dove sono? Poi anche mi piace sapere pure le decisioni politiche. Perché dopo 15 anni di guerra in Libano, in un giorno c'era una decisione politica, la guerra è finita. Cioè, parliamo di religioni, di guerra, di non so tante cose, ma alla fine c'è una decisione politica, secondo questa tutto si ferma, non ci sarà più guerra. Quella idea, dov'è questa decisione, arriva o meno? Poi termino per dire che sono contento anche di vedere un mio amico Riyad della Siria, Fabio Larena, anche che ha fatto con un'associazione Mameli 7 in Libano, hanno fatto un'attività con i rifugiati siriani nella nostra zona, e anche la Caritas, che siamo da sempre in un buon rapporto, e siete sempre benvenuti sia in Libano sia in Siria, dove possiamo andare se vi piace anche conoscere un po' le realtà di questa zona. Grazie. Io volevo dare una risposta a padre Arlo, che prima ha posto una domanda. L'Italia non può fare nulla. Stati come l'Unione Europea e le Guardi, scusi, vorrei venire qui così mi ravvedono e... L'Italia in quanto paese non possa fare niente, non ha alcuna influenza a livello politico verso la questione del Medio Oriente. Un tempo lo aveva, con Andreotti, per esempio, ci si inventò la politica verso la Palestina e tutta la zona. Oggi non è possibile. Siamo in Comunità Europea e purtroppo, come tutti sapete, la Comunità Europea non riesce neanche a prendere cura di se stesso. Basta che si veda la crisi che stiamo passando oggi, la crisi tra diversi paesi europei che hanno diverse politiche internazionali e interne. Come si fa? Abbiamo visto i problemi all'Italia, con i profughi che sono scappati in questi ultimi mesi da Siria, da tutti i paesi dell'Africa, no? Dal Sahara, sono venuti in Italia, i problemi che abbiamo e i problemi che abbiamo con la Comunità Europea. Come fare? Io penso che se l'Europa non risolve il problema proprio, che è quello internamente, non riuscirà a fare una politica efficace verso l'esterno. Pare che la medica sia sempre quella che continua a decidere cosa bisogna fare. Che dire? Più o meno, la c'è la Russia e c'è la Cina. E in mano Russia e Cina e Giappone. Che fare? Io penso che soltanto l'intervento di associazioni concretamente, di associazioni che vanno sul campo, aiutano, fanno progetti, possa essere una risposta alla domanda che tu fai. Ma
lasciato alle individualità, alle ONG, alle ONIS e quant'altro, che come governo l'Italia oggi, ripeto, solo non può fare nulla perché è Europa e l'Europa sta in più. Stato. Non è neanche deciso. Tra 100 anni però vedremo. Come? Tra 100 anni l'Europa vedremo. Vabbè, ci vedremo più. Ci incontreremo più nel partito. Almeno al momento è così, insomma. Però è importante che la gente partecipi con associazioni, sia disponibile ad aiutare, no? Questo è quanto. Grazie. Poi vorrei dire al giornalista, a lui, che sono stato a maggio in Libano, maggio scorso. Abbiamo visto come si chiama quel campo? Bab Sovratino, confine con la Siria. Ah, sì, non mi ricordo adesso. Occhio bello da. Bab. Sì, vabbè, comunque, su proprio al suo confine con la Siria. Sopra Tripoli. Sì, sì. Ah, Tripoli, non Tripoli. No, Tripoli, scusa. Ah, okay. Mi sono effettivamente si può vedere che ci sono profughi di Serie A e profughi di Serie B. È vero, purtroppo. E sfruttati, manipolati a seconda delle situazioni contingenti delle varie fazioni che si contano. E questo è veramente pesante. Veramente pesante. Grazie. 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 Posso le domande a cosa può fare di sono certo io. La mia cosa, andrò di due. No, sicuramente. Però è vero che l'Italia è in posizione marginale, tuttavia non, è anche vero che non è l'ultima arrivata, non è l'ultima ruota del carro e qualcosa lo può fare. E cosa lo sta facendo? Nel senso che l'Italia è sempre stata un partner importante per la Siria, sia in termini economici, perché alla fine il primo e secondo partner della Siria commerciale, anche per investimenti, è stata l'Italia o la Germania, prima federale e poi la Germania, prima occidentale e poi Germania intera. Quindi siamo sempre lì. Vi è un capitale di relazioni umane, di relazioni, di scambi di persone. Quanti siriani hanno studiato in Italia e quanti studenti italiani di arabo sono andati a studiare l'arabo in Siria? Decine, 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 centinaia e via. Di conseguenza questo onestamente non sottovaluterei il ruolo dell'Italia. Dal punto di vista politico l'Italia ha sempre avuto rapporti diplomatici e politici attenti nei confronti del paese e li ha avuti esattamente fino a quando non questo governo, quello precedente, il governo Monti, ha deciso di allinearsi né più né meno alla politica dei francesi e dei britannici, che in virtù di una di un impero, diciamo, che gli sta a cuore, l'impero ce l'avevamo, hanno deciso essenzialmente di buttarsi, affiancarsi in tutto per tutto da una parte. Da parte. E lì, diciamo, questo lo so perché poi c'erano amici che lavoravano, e lì si è persa tutto, si è incrinato tutto quel capitale politico, diplomatico, di conoscenze reciproche, di rispetto anche reciproco, il che non significa essere alleati, ma comunque riconoscersi a vicenda, che essenzialmente proprio vedendo che la soluzione, perché tanti si riempiono la bocca per cui la soluzione questa è solo politica, proprio quel capitale di conoscenze e di riconoscimento reciproco poteva essere utilizzato. Ora qualcosa si sta ricostruendo, lo stanno ricostruendo, però diciamo l'Italia, che poteva avere, diciamo, una posizione di rilevanza estrema per ricostruire le fila che poi possono portare a una soluzione, una mediazione,
fondamentalmente da chi sono state prese invece adesso un ruolo, speriamo che li utilizzino in maniera sapiente, essenzialmente della Germania. La Germania si trova in una situazione equivalente a quella italiana in Siria, per volumi di scambio, per capitale umano, una bruttissima espressione, ma comunque di conoscenze, ricchezza di conoscenze. La Germania non si è allineata le posizioni franco-britanniche che puntavano tutto per tutto sulla caduta del regime e sul, diciamo tutto, sbanchiamo il banco. E che ha costruito legami sia con gli uni sia con gli altri, ha mantenuto legami, tanto che oggi, se dovrà esserci un soggetto mediatore non medio orientale, non arabo, che potrà mettere assieme o comunque far convergere sullo stesso tavolo i siriani, sarà la Germania. Ma perché? Perché hanno tenuto un basso profilo nei momenti più di escalation, di confronto, di duro, hanno tenuto un basso profilo, questo profilo è stato apprezzato da tutti, riconosciuti come dei partner, e per cui poi andranno, diciamo, a svolgere il proprio ruolo. Ma perché? Perché conoscono esattamente sia i rebelli, conoscono anche il regime. Non conoscono solo i ribelli, ma conoscono bene anche il regime e sono riconosciuti in quanto forze di mediazione. Hanno già fatto delle mediazioni in passato molto efficaci, per esempio scambi di prigionieri e quant'altro, e queste sono cose che hanno, che al di là dei piccoli numeri magari che riguardano come persone, ma poi in verità hanno un ruolo politico, un capitale politico fenomenale. Se, diciamo, l'Italia avesse mantenuto un ruolo del genere, probabilmente, diciamo, avrebbe tutte le carte in regola e, come speriamo, poi possa comunque contribuire a fare per trovare quella soluzione di compromesso che secondo me è necessaria e più prima si raggiunge meglio è, anzitutto non per questioni di altre politiche, geopolitiche e quant'altro, ma anche per 4 milioni di persone e con le singole storie personali che si trovano in condizioni serie A o serie B, ma comunque più siamo dopo. Comunque. Alla divisione, alla frammentazione del territorio piuttosto che alla unificazione del territorio. Noi siamo stati appunto lo scorso anno in Bosnia e quindi conosciamo magari un pochino meglio quella realtà, però appunto ce ne sono innumerevoli esempi, no? nel corso degli ultimi decenni. Per cui se non so se non so, c'è una risposta di massimo. Chiaro un'osservazione, da quanto che ci è stato offerto questa sera risulta evidente che quello che ci racconta la stampa italiana è totalmente inventato e infondato, perché Assad è stato descritto come il male assoluto, viceversa la situazione da quello che ho sentito non è proprio così. I cristiani sono perseguitatissimi e dicono che viceversa hanno trovato rifugio a Damasco, quindi evidentemente Assad non è cattivo contro le comunità cristiane. Poi da quello che si vuole fare a Ginevra, come Ginevra 2, parcellizzare la Siria, risulta evidente che ci sono forze economiche dietro ai ribelli che non sono né islamiste e né cristiani, sono soltanto dei potentati che vogliono mettere le mani su porzioni di territorio per fare grandi affari.
quello che è successo poi in Libia, dove una rivoluzione si è risolta in alcune grandi società estere che vogliono mettere le mani sul petrolio, e vabbè, anche quattro matti scatenati islamisti che vogliono instaurare, con la scusa della religione, veri e propri feudi personali. La domanda è, alla fine è questa: se la pace, l'accordo che gli Stati Uniti hanno imposto all'Iran e a Israele nel settore nucleare potrebbe aiutare in qualche modo la pace in Siria, perché si dice, la stampa italiana, della quale non mi sono mai fidato, perché la stampa italiana dice che Assad è molto amico dell'Iran, l'Iran adesso si può fare la sua ricerca nucleare, quindi forse potrà mettere una buona parola, ma comunque da quello che mi sembra è che Assad non è il male assoluto, insomma, ecco, e che dietro, e che viceversa, tutta questa guerra civile ha soltanto una natura economica, ma esterna addirittura alla Siria e non interna. Anche perché, prima di chiudere, voglio dire una cosa: fare la guerra costa, un fucile costa un sacco di soldi. Quando io ho fatto il servizio militare, una granata costa milioni, cioè una bomba a mano costa milioni, quindi è chiaro che c'è all'esterno chi fornisce soldi per comprare questo, perché non è che i ribelli siriani escono e dai soldi, ma chi glieli dà? Glieli darà l'Iran, glieli darà anche sicuramente qualche forza economica europea, perché è chiaro che l'Europa c'è sempre di mezzo. E mi ricordo, e concludo, quando c'era nel Congo, ancora da nascere, il Congo belga, e lì facevano la guerra, però i belgi erano i grandi finanzieri belgi che volevano quella miniera, quell'altra regione, cioè erano privati che volevano feudalizzare il Congo, e secondo me adesso potrebbero esserci privati, cioè privati nel senso di grandi trust, che vogliono feudalizzare la Siria, ma il fattore ideologico forse non c'entra niente, perché Assad, ci hanno detto, è un criminale, ma se i cattolici stanno a Damasco forse è meno criminale di quanto ci hanno detto. Scusate se sono stato commesso. Buonasera, mi è sembrato di capire dall'intervento di entrambi i relatori che viene ritenuta possibile una soluzione che non sia né quella militare né della partizione per linee rette o etniche o religiose o di convenienze varie. Vorrei riuscire a capire in concreto che tipo di lineamento dovrebbe avere questa pacificazione, soprattutto perché interviene in un territorio che già è bellicoso, diciamo, per tradizione, poi ancora di più in Siria, dove è stato visto che anche gli investimenti decennali hanno portato a una netta frattura che anche sia geografica, sia etnica, sia in qualche modo religioso, perché poi anche all'interno delle stesse confessioni poi vi sono le rispettive, diciamo, conflittualità. E la domanda che però mi preme di più è un'altra: in realtà come queste un intervento umanitario può mirare in concreto, diciamo, a garantire la sopravvivenza da qui a un tot di mesi, oppure deve garantire una prospettiva futura prendendo in considerazione anche che non ci sia un ritorno in Siria, proprio perché sarebbe in una nazione che solo nominalisticamente è la propria nazione, perché non c'è più una casa che ti ospita, non è più quello che hai conosciuto quasi. E sia, diciamo, la realtà di Shatila, che ormai è una città, viene chiamata, come, cioè, ero piccolo io, quasi 40 anni, che è sorta e ormai si è stabilizzata, quindi benché sia in condizioni precarie forse più di allora oggi, però ormai è lì. E, oppure anche in realtà come il campo profughi di Zaatari in Giordania, che visto dall'alto sembra una città, poi si scende, si vede che in terracotta le case sono raccapriccianti, che basta un po' di acqua e si formano i laghetti sotto le tende. Cioè, tecnicamente, cosa è meglio fare in queste situazioni? Chiaramente poi bisogna condividere le soluzioni con i soggetti interessati, però un pensiero di un'associazione umanitaria che vuole intervenire dall'esterno, che cosa deve prospettare? Il mantenimento in loco in attesa che ci sia una pace, che però appunto è rimessa a
diciamo, tempi che non sono praticabili, oppure eventualmente prospettare un reinsediamento in altri territori, un ricongiungimento a connazionali in altri continenti pure. E appunto diciamo, vorrei specificamente su questo un'impressione. Io vorrei anche porre delle domande e dire qualche cosa. Lei ha parlato che il lavoro e la povertà sono un fattore di questa guerra. Quando gli siriani sono venuti in Libano per mettere i loro figli nella scuola, dovevano pagare tutto, i libri, la scolarità, la cartoleria, e sono stati sbalorditi. Dicono, ma noi in Siria tutto questo è gratis. Sono andate a comprare la medicina in Libano, non potevano pagare per niente, perché la medicina in Siria costa tanto di meno. C'è la povertà sicuramente, ma questo non credo che sia un fattore molto grave. L'abbandono del rurale. In Siria c'è la legge, per esempio, che un farmacista, quello che lavora nella medicina, quando finisce l'università deve cominciare il lavoro nel rurale, nei villaggi. Poi dopo anni ha il diritto di tornare in città. Voglio dire che sono anche, si interessano un po' a questo. Io vedo le questioni piuttosto, sono fattori, ma i fattori più grandi sono questi, secondo me. L'Islam non ha potuto ancora fare un sistema politico nuovo, come forse la Chiesa 500 anni fa. Quando c'era la guerra tra tutti i cristiani, anche si uccidono orientali, occidentali, ma tutti, perché non c'era un sistema politico. E l'Islam, sono tante adesso frazioni, e sono tanti di queste frazioni fanatici, perché cercano di tornare alla politica dell'Islam, che non può essere giusta in questo mondo. E l'idea che lui ha detto, sicuramente sia Saddam Hussein dell'Iraq, sia Libia, sia la Siria, questi non sono mali in assoluto, questi governatori o questi governi, ma tra due mali, si sceglie il minore. Sicuramente i musulmani della Siria, i sunniti fanatici, non supportano più un governatore alla guida, ma la scelta. Che cos'è? Dopo di lui, se arriviamo al fanatismo totale dell'Islam, sicuramente non ci sarà nessun governo. Allora il ruolo dell'Europa che cos'è? Invece di pagare per gli armi, queste non cambiano nulla, è una cosa strana, che gli armi non finiscono. C'è sempre soldi per pagare armi. È stranissimo. Bisogna pagare, secondo me, questi movimenti per fare un sistema politico laico, che non è per niente contro la fede né contro le religioni, ma il sistema politico deve essere laico, e questo è il ruolo dell'Italia e dell'Europa, per pagare e lavorare per poter fare in questo Oriente un sistema politico laico. Alla fine tutte le religioni devono sapere che gli uomini devono vivere tutti insieme, tutti sono uguali, e la religione è una cosa tra l'uomo e Dio. E questo nel mondo musulmano non è conosciuto così. Noi lavoriamo in Oriente come cristiani su questo movimento, con sceicchi musulmani, sunniti, sciiti, drusi, cerchiamo di fare questo movimento, di dire che la gente di tutte le religioni devono vivere insieme, e il sistema politico deve essere uguale per tutti. E questo non è ancora in Oriente realizzato. E vedo questo, la società europea ha un grande ruolo in questo. In Siria, veramente sotto Assad, avevamo tanta libertà come comunità cristiana. Ma il problema poi chiuso era, fate quello che volete, niente politica. La politica è nostra. Riyad, per esempio, qui non poteva tornare in Siria tempo fa perché doveva andare a servire nel militare. Cioè, queste dittature. Ma tra due mani, cosa scegliere? Per forza adesso la gente sceglie Assad. Cioè, non Assad perché Assad, ma perché almeno c'è un sistema
che aiutano un po' i diritti dell'uomo a vivere. Senza il governo non ci sarà nessun sistema, una guerra continua, come succede proprio adesso sia in Iraq sia in Libia sia in Sudan. Grazie, parlato tanto. Io vorrei dire proprio che sono molto contento di rivedervi, era per me una sorpresa. Ho visto l'invito su internet, anche Facebook possono essere molto utili. Allora fate sempre con i vostri amici in Oriente per far andare via questo spirito di apertura, di vivere insieme, di rifiutare sempre la guerra e di essere una voce per la pace. Grazie. Le domande sono talmente importanti che è difficile riuscire a sintetizzarle. Assad un male assoluto, ma io onestamente non guarderei in questi termini la situazione. Allora, io per motivi di studio ho studiato, analizzato, incontrato esponenti del regime, insomma, negli anni di ricerca e quant'altro, e poi anche prendendo interviste, incontri anche con membri delle opposizioni, passati. E sicuramente posso dire una cosa, non è assolutamente, e secondo me è inutile ragionare in termini di male assoluto, come appunto il nuovo leader, il nuovo bla bla, sono le solite figure cartoline che si costruiscono. Tuttavia bisogna anche riconoscere come obiettivamente il regime non abbia non si sia risparmiato nel suo essere brutale nei confronti di qualsiasi forma di opposizione e dissenso. E questo, insomma, ormai c'è tutta una letteratura sconfinata sugli oppositori politici che sono finiti nelle prigioni siriane, che sono ormai a disposizione di tutti, tradotti in tutte le lingue e quant'altro. Al contempo però non bisogna, come anche molti prigionieri, ex prigionieri politici, dicono, non siate prigionieri, noi stessi non siamo prigionieri delle nostre esperienze, dei nostri ricordi, perché altrimenti non andiamo fuori, semplicemente. Seconda cosa però, attenzione, visto i caratteri iniziali delle rivolte che sono state, che sono iniziate in Siria, che erano caratteri in maggioranza, in grandissima prevalenza di carattere, di carattere civile, un grande spirito di rinnovamento civico, la repressione, il regime ha usato le vecchie strategie del bastone pesante, per poi eventualmente aprire a qualche concessione. Il fatto che se queste strategie sono funzionate in passato, non hanno funzionato nei confronti di soggetti nuovi, cioè di generazioni nuove. E il passaggio generazionale, secondo me, è fondamentale per capire questa cosa. E il fatto stesso che il governo di un paese abbia appunto un regime, abbia governato un paese e adesso si trovi a governare un paese in queste condizioni, dal punto di vista, permettetemi, storico, è una responsabilità con cui il regime dovrà fare i conti in un bilancio storico di quello che è stato. Diciamo, sicuramente non è tutto responsabilità del regime, e su questo io ne sono convinto, perché anche sia le fazioni dei ribelli, poi i loro alleati, sostenitori, hanno quant'altro, sicuramente hanno radicalizzato e fomentato la situazione attuale, però sicuramente non possiamo nasconderci come un quadro generale questo governo porta anche la responsabilità di aver portato il paese in una situazione di disastro.
dovrà prendere le responsabilità, a mio avviso, Ripeto che non è tutta responsabilità loro, ma è anche responsabilità loro, insomma, nel senso che i feriani sono anche loro, cioè, o no. L'accordo con l'Iran sicuramente potrà favorire un riportare conflitti che prendono anche carattere armato e poi carattere religioso, suppostamente religioso, riportarli su binari di diplomatici di compromesso. Ed è questo quello che ci bisogna. Quindi qualsiasi cosa vale in questo senso, a mio avviso, fa solo che bene. La povertà. È vero che in Siria, questo va tutto a merito, attenzione, da un punto di vista del regime siriano e in generale della Siria, che salute e istruzione erano accessibili a tutti e pressoché gratis per tutti. Questo è una cosa che bisogna a Cesare quello che di Cesare, assolutamente riconoscere e assolutamente salvaguardare nella Siria del futuro. Assolutamente, questa è una discriminante per me, assolutamente. Però è una discriminante anche che unisce anche le diverse persone, le diverse anche comunità e appartenenze. Però è anche vero che un semplice dato che deve essere integrato con questa, con quello che diceva lei, nel 2007, che non era un anno di crisi per l'economia siriana, che nell'ultimo decennio è già, negli ultimi 10 anni è già più o meno tra il 4-5%, tra il 3-4% di crescita, nel 2007 che non era un anno di crisi, nel mercato del lavoro siriano sono entrati 300.000 nuovi giovani, cioè persone che sono in grado in età lavorativa. Ora, di questi hanno trovato lavoro, secondo statistiche ufficiali, quindi immaginate insomma quanto possono essere attivi, solo 60.000 persone. Su 300.000 nuovi entrati, 60.000 hanno trovato lavoro. Di questi 60.000, 7.000 solo avevano un regolare contratto di lavoro. Il resto è quello che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro definisce come lavoro informale, quello che io chiamo lavoro precario. E diciamo, mutate mutandis, portatelo in Italia, portatelo in altre condizioni. Quindi, non è tanto che in Siria si moriva di fame. Non è tanto quello la condizione, ma il fatto che le condizioni sociali si erano deteriorate per i giovani rispetto anche alle condizioni dei padri, quindi una differenza generazionale notevole, unita però a una consapevolezza soggettiva di quello che succede nel mondo, dei propri diritti e di una propria dignità, che a un certo punto è diventata insostenibile. E questo fatto che non era la povertà nel senso di morire di fame. E questo è un merito che deve essere riconosciuto e speriamo salvaguardato in Siria del futuro. La questione però è come di queste condizioni materiali vengono poi vissute e lavorate da quelli che poi sono scesi in piazza. E sono invece in maggioranza sono stati questa nuova generazione, quei 240.000 che non hanno trovato lavoro e quella parte e di quelli che hanno trovato lavoro, quelli che non hanno trovato lavoro senza contratto regolare, adesso per semplificarla molto. Io come dire, punto sulla mia massima capacità di sintesi giornalistica, quindi riassumo tutte le domande, diciamo, passando al diritto internazionale, geopolitica e relazioni internazionali. Allora, sappiamo che il diritto internazionale, il Consiglio di sicurezza dell'ONU stabilisce, diciamo, si occupa della tenuta della pace e della sicurezza internazionali. In questi casi si dice che è una questione di prassi, cioè si analizza la prassi. In sostanza il Consiglio di sicurezza dell'ONU è composto da 5 grandi potenze e altri membri che girano attorno, ma quelli non contano da qui. Quindi, per dirla in soldoni, proprio parlando da giornalista, diciamo, di strada, in realtà si sceglie la quale è la soluzione migliore, cioè quale mette d'accordo tutti e quale crea meno difficoltà. Allora, sempre che ci sia più stabilità,
E questo cosa, quale, come si può ottenere questa stabilità e questa tranquillità? Dividiamo. Allora serve più mantenere un attimo di crisi così che la Russia si avvantaggia, gli Stati Uniti si avvantaggiano, la Cina dà il suo place, e allora si decide di stare uniti. Quindi è una questione più che altro politica ed è una questione di bilanciamento, balance of power, di bilanciamento dei poteri, che diciamo, la questione del veto che possono porre le cinque grandi potenze del Consiglio di Sicurezza varia molto a seconda, quindi si va per prassi e si va caso per caso, nonostante poi il diritto internazionale di fatto, però di norma è così poi alla fine. Per quanto riguarda la domanda del signore Assad, l'Iran e gli Stati Uniti e tutto il resto, è indubbio che in Siria il fatto che non ci sia stato un intervento militare dopo il superamento della linea rossa sia stata una vittoria diplomatica, io dico di Lavrov prima di Putin, del suo ministro degli esteri, che è un genio della, a mio parere, delle relazioni internazionali, è sicuramente una, in un certo senso una vittoria russa. La vittoria russa è anche una vittoria siriana. Il fatto che gli Stati Uniti siano scesi a compromesso per la prima volta contro il nemico iraniano che da 30 anni volevano soltanto sostanzialmente bombardare è una cosa positiva per tutti, ma soprattutto per la Siria. Quindi questo il fatto che non ci sia stato un intervento, che la Siria sia sempre più forte sullo scenario perché è più interventista, l'accordo con l'Iran degli Stati Uniti, sostanzialmente una vittoria iraniana e russa, favorisce Assad per quanto riguarda la questione successiva. Va detto che il fatto che gli Stati Uniti siano scesi a compromesso con l'Iran e che abbiano trovato questo accordo, secondo me, storico, e se va in porto da qui a un anno veramente potremo avere degli effetti soltanto positivi, questo ha messo da parte l'Arabia Saudita, che è il player in contrasto con l'Iran e quindi con Assad, e ha messo molto da parte, e infatti stanno molto adirati, diciamo così, gli israeliani. Ma questo perché l'hanno fatto gli Stati Uniti? Non perché sono bravi, ci mancherebbe altro, l'hanno fatto per convenienza, perché sempre per fatto di convenienza che è di cui sopra. Ma gli Stati Uniti hanno detto, ok, abbiamo fatto finta di niente in Medio Oriente, è successo un casino. Siamo stati troppo interventisti, è successo lo stesso. Ci siamo allineati con la posizione di Israele e non ne parliamo. Quindi tutti gli altri tentativi sono andati male, proviamo a fare la pace. Per una questione di convenienza, ovvero proviamo, la pace è una parola che bisogna il massimo rispetto, proviamo a trovare una soluzione pacifica. E quindi che soluzione pacifica si potrebbe, vengo alla domanda su Ginevra 2, e io credo che qua abbiamo avuto un merito fondamentale nel loro intervento, però io credo che sia stato fondamentale perché ha veramente scosso le coscienze, prima di tutto ha detto quello che tutti speravano che un Papa prima o poi dicesse, cioè che questi andavano avanti soltanto per le armi e soltanto per farsi la guerra. E dirlo in maniera così autorevole, ve lo dico io, non, perché voglio dire, non cambia molto, ma se lo dice il Santo Padre in maniera così forte, veemente, così convinta, perché poi si vede che le cose non è che le manda a dire, soprattutto che non è che dice cose che non pensa, quindi con quel potere anche comunicativo che ha, umile, basso, ha secondo me ha avuto un ruolo fondamentale. E quindi concludo, l'intervento quanto può durare mesi o anni? In realtà riprendo quello che ha detto Padre Aldo, come si è risolta la situazione libanese deve risolversi anche quella siriana, cioè un intervento politico forte, possibilmente dall'alto e possibilmente senza separare il paese, perché questo può creare dei precedenti negativi. La soluzione pacifica, la soluzione deve essere politica, perché solo la politica con l'imposizione di norme che siano magari positive, è chiaro, che non siano imposizioni di norme stringenti e negative, può mettere da parte, perché quando adesso praticamente tutte le famiglie siriane sono coinvolte nel conflitto, cioè chi avrà perso il padre, chi avrà perso una sorella, chi avrà perso i figli, quindi sono tutti arrabbiati l'uno con l'altro e non è differente da quello che si vive in Palestina. Mettersi nei panni di un israeliano, spogliandosi dalla situazione religiosa, dalla situazione economica e dalla situazione politica e nazionale, ciascun palestinese è stato danneggiato da ciascun israeliano e ciascun israeliano ha avuto qualche morto, o perché gli è morto in un pullman e perché è stato saltato in aria da un kamikaze, o un padre islamico picchiato da un ragazzino di 18 anni che fa il servizio militare a un checkpoint. Tutti ce l'hanno con l'altro, ci vuole un intervento forte
pacifico, e si spera che questo possa venire per la Siria nella conferenza di G22, perché ci sono segnali forti di una possibilità di questo, e io credo che gli Stati Uniti abbiano per la prima volta un merito positivo, perché essere scesi a compromesso cioè se gli Stati Uniti fanno passare il messaggio che una soluzione pacifica delle controversie può essere una buona soluzione, è tutto di positivo. Che poi lo facciano perché devono andarsi a scannare in sud-est asiatico per fare altri morti, altri profughi, altri problemi con i cinesi, questo è chiaro, è la storia che ce lo insegna purtroppo, ed è anche la realpolitik che ce lo impone in un certo modo. Però credo che ci sia una speranza. E chiudo con i cristiani, è chiaro che momento, padre Aldo, i dittatori hanno garantito l'esistenza dei cristiani e la tranquillità di credo e la tranquillità religiosa, purché non entrassero in politica, e soprattutto mirarsi una situazione drammatica, i cristiani se ne sono dovuti scappare praticamente tutti, perché non c'è una situazione di tranquillità neanche nella capitale. A Damasco sono andati perché la capitale è meglio controllata dal governo e quindi incontrano meno questioni, e i copti d'Egitto sono dovuti scappare anche loro, sono rimasti in tre, hanno avuto non so quanti attentati all'inizio, durante, sia a cavallo delle elezioni, sia quando si è affermato poi il presidente dei Fratelli Musulmani. Fratelli Musulmani, che la cui costola siriana è stata schiacciata in maniera estremamente violenta dal padre Hafez Assad prima, ed è anche quella componente dei Fratelli Musulmani, la componente islamica più laica che compone adesso la parte che si oppone ad Assad, soprattutto all'inizio si è opposta ad Assad, che poi ha perso potere. Quindi i dittatori hanno garantito una tranquillità dei cristiani, quindi è ovvio che tutti i cristiani abbiano, come dire, scelto il male minore, come dice Aldo. Però la speranza è che tutti possano professare la propria religione in tranquillità, e questo si può imporre, e si può avere soltanto, secondo me, con la pace, con la possibilità di insomma, trovare una soluzione. Io credo che soltanto la politica, quella buona, quella di cui riempirsi la bocca e non quella di cui vergognarsi, come spesso succede nelle aule parlamentari di molti parlamenti, non solo il nostro, è quella che può dare un segnale positivo. Proprio mezzo minuto per la domanda su quali interventi, sicuramente non è, diciamo, non ho io le chiavi per leggere il futuro, posso solo dare un elemento, cioè ripetere come per quello che ne so io, la situazione adesso in campo si va un po' semplificando, nel senso che dal punto di vista politico in Siria, cioè tra chi accetta una logica di compromesso e di mediazione e andrà a una soluzione diplomatica imposta con il Kaifner per il Libano, per il Libano per la precedenza, e dovrà esserci anche una cosa simile anche per la Siria, tra questi che sono disposti a un compromesso, e quindi riportare poi il conflitto militare in termini politico-diplomatici, e stanno già lavorando, cominciando a lavorare su progetti per la ricostruzione del paese, costruzione in cui l'elemento del rientro in patria, a casa, dei profughi è un elemento fondamentale, ritenuto sia delle persone dell'opposizione sia anche da quelli del regime. Anche perché c'è un semplice ragione del fatto. Ma pensiamo che la Turchia, il Libano, la Giordania o l'Iraq vogliano mantenere sul proprio territorio questi campi, questi centinaia, questi milioni di persone? No, assolutamente. Vorrà mandarli via il prima possibile. Verranno in Europa con le attuali politiche migratorie europee? È tutto da vedere. Di conseguenza è anche sulla base di queste considerazioni che chi accetterà una logica di compromesso e di negoziato e si prepara a questo, sta lavorando già sui piani per uno, la ricostruzione di un piano casa, brutta parola, per l'altro in Italia, ma comunque un piano casa,
per la Siria, cioè ricostruire case, non necessariamente dove abitavano in precedenza, ma comunque all'interno di un territorio, e un presupposto di base è che, forse mi collego all'altra domanda, è che il paese è rimasto un paese unito. Ovviamente non sarà unito nell'immediato, perché attualmente il paese è diviso, semplicemente sul dato di fatto, divisa in tre parti, governo, ribelli e curdi. Pure per i curdi, esattamente. Allora, una nazione curda, però fondamentalmente governo e curdi sono per l'unità comunque nazionale, poi l'autonomia e quant'altro, ma unità nazionale. Di conseguenza, se dovrà esserci una soluzione, che poi sarà graduale nel tempo, comunque sarà una soluzione che sarà comunque consensualmente basata sull'unità del territorio nazionale, anche perché questo è uno dei punti fissi che permette anche una soluzione e un consenso regionale, perché se andiamo a toccare i confini della Siria, apri di cielo, si rinegoziano tutti i confini di tutta la regione. Cominciamo dall'Iraq, poi diciamo già tentato, si riapre il dossier, si riapre poi il Libano, insomma non se ne chiude più. Di conseguenza, che piaccia o no, i confini sono quelli e facilmente rimarranno quelli. Ma sono veramente importanti questi confini quando il tuo cugino è dall'altra parte? Si passano, gli altri passavano prima, passeranno anche dopo. Però l'importante è a livello diplomatico e non toccarli. E questo è il secondo. Però di noti che l'unità nazionale è comunque di un rientro della maggior parte poi dei profughi, dei rifugiati. Poi ognuno sarà a decidere se veramente vuole ricostruire la propria vita in quel paese o se vuole tentarla in un'altra parte, o ognuno ha la propria libertà di scelta, sembra umanamente legittima. Grazie. Ho promesso di finire attorno alle 8, quindi io rubo 5 minuti perché il professor Gentilia mi ha tirato la volata sulla situazione cale. Ecco, noi continueremo a ragionare su questo tema, perché è un tema che ci permette di riflettere molto su che cosa sta succedendo nel mondo, ci permette soprattutto di trovare delle modalità molto semplici ma molto concrete per stare vicino a chi poi soffre queste situazioni, soffre il disagio e la fatica e il dramma della guerra. Allora, la campagna che quest'anno accompagnerà un po' questa riflessione, appunto, è che l'abbiamo chiamata Io non abito qui, proprio un grido forte che vogliamo lanciare per chi è costretto a stare in un campo profughi. Non è quella la sua casa, non è quello il suo ambiente, non è quello il luogo dove vuol vivere la sua vita. Lui non abita lì, è lì costretto dalla guerra. Allora, con questa campagna noi vogliamo continuare a ragionare di Siria, vogliamo continuare a essere vicini alle Caritas che attorno alla Siria, Caritas Libano, soprattutto la Caritas Turchia con la quale siamo entrati in contatto, è proprio sul confine, è costretta, è obbligata, questo lo fa anche con fatica, ad accogliere chi scappa dalla guerra. Ecco, hanno bisogno di una mano, hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che non li lascia soli in questo processo. E noi, incontrandoli, avendo capito che questo può essere la cosa piccola che noi possiamo fare, un po' nello stile della nostra carta, quello di riflettere sui problemi, poi quella di dare ai problemi gambe, cuore, cervello, perché possono poi diventare delle occasioni per noi per vivere una esperienza umana, cristiana, veramente attaccata e radicata attorno al rispetto e alla dignità delle persone. Allora, con questa campagna noi cercheremo durante tutto il periodo di Natale, attraverso alcune attività, avete visto ci sono delle agende, ci sono dei volantini che manderemo in giro, ci sono delle magliette, è uno slogan attraverso il quale vogliamo invitare le persone a riflettere, a cominciare da noi.
perché ecco, si accennava un po' all'informazione, e spesso l'informazione ci obbliga a divorare i problemi a una velocità eccessiva. Invece il dramma di alcune persone, cito ancora la volta, insomma, il dramma di alcune divisioni l'abbiamo incontrato pochi mesi fa, no? Cioè, girando per la Bosnia, parlando con le comunità, ti rendi conto che il tracciare delle righe o il dire questo è un territorio di qualcuno e non di altri non pone fine alla guerra. La guerra purtroppo continua, le ferite rimangono aperte. Quello che noi possiamo fare è stare vicino, stare, accompagnare, sostenere e dire semplicemente che ci siamo. Ecco, la campagna Io non abito qui sarà un po' quando la vedrete o vedrete qualcosa in giro di questo tipo, avrà questo obiettivo, quello di obbligarci ogni tanto a fermarci, a riflettere e renderci partecipi del dramma che vivono molte altre persone. E prima di passare la parola a Don Enrico che ci saluterà, io voglio ringraziare il professor Trentin, Luigi e Don Enrico per essere stati qui questa sera con noi, per averci aiutato a riflettere, per averci dato la possibilità di aprire le nostre finestre su un pezzo di mondo. Mi ha colpito molto perché è una delle riflessioni che avevamo maturato in ufficio, come il Medio Oriente sia uno spazio nel quale facciamo molta fatica a capire le dinamiche, ma che è uno spazio attorno al quale si giocano probabilmente molti aspetti del futuro e del presente del nostro mondo. Allora l'esserci inerpicati in questo sentiero complesso però ci fa un po' paura perché le cose sono difficili, ma sappiamo di avere vicino persone che ci possono aiutare a capire, questo credo che sia per noi un motivo di gioia, un motivo di la sensazione netta di stare dentro a un percorso che non è solo nostro ma che è di molti altri. Con Enrico dai il saluto. Bene, aggiungo il mio ringraziamento ecco, a quello di Oliviero sia per Massimiliano che per Luigi, ma vorrei puntualizzare solamente questo pensiero, ecco. Quando si va alle conferenze normalmente si ritorna a casa e si dice ho aggiunto qualcosa alla mia cultura, alle mie conoscenze, ecco, quindi le metto lì nel bagaglio. Mi sembra che questa sera invece non abbiamo fatto solamente questo percorso, ecco, di aggiungere, ma ci siamo sentiti un pochino coinvolte in questo dramma, che un dramma non è solamente della Siria, diventa un dramma dell'uomo, un dramma anche nostro, ecco, della nostra società, dell'incapacità che abbiamo ecco, di darci e aiutarci a convivere in maniera pacifica e così in tantissime realtà, perché quello che è la Siria poi è lo specchio di quello che è la nostra situazione e le nostre società. E allora forse questa sera ci è stato suggerito anche un percorso di revisione anche del nostro modo di pensare, del nostro modo di essere, del nostro modo di rapportarci agli altri. Quindi mi sembra che sia stato allora uno sforzo culturale di conoscenza della situazione geopolitica, come diceva Luigi, ma anche di riflessione ecco, sul nostro essere, sul nostro vivere. E questo credo che sia l'obiettivo in fondo. Se ognuno diceva Santa Caterina da Siena, nessuno può signoreggiare sugli altri se prima non sa signoreggiare su se stesso.